andiamo al cimitero, ma non con la processione, ma andiamo lì. Per esempio, se ci vogliamo dire una messa, al sabato che si ritirano i morti, glielo diciamo pure, diciamo una messa che ancora gli morti sono in giro. Per tutta la settimana che entra, da lunedì i morti sono in giro ancora. Delle volte sa che questi hanno paura, dici, oh nano, escere che sono i morti in giro, e tu, ma gioia mia. Prima si vedevano, ma voi questa furbità che avete, non vedete nessuno, né sentite. Io quando è morto mio figlio, te lo giuro proprio, io sentivo alla porta che mi chiamava ma, e io rispondevo a te, ma, faccia tutta una volta, ma in albanese, oi ma. Io tutta una volta mi spaventavo e poi dov'era? Mio figlio era morto. Ma, faccia. Hai visto i morti? Sì. A San Demetrio Corone, i morti si festeggiano durante il carnevale, vero e proprio capodanno agricolo, nel momento in cui i semi, che come i morti vivono sottoterra, stanno per germogliare. I riti che si svolgono per questa festa sono tutti legati al cibo e culminano in un banchetto che si terrà nel cimitero del paese. Uomini e donne pranzeranno sulle tombe dei propri defunti, in loro onore. Benedetto il Dio nostro in ogni tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nelle case private, un prete celebra nel rito bizantino l'elevazione della paneghia, del pane sacro. Una cerimonia antichissima, che in origine veniva celebrata per coloro che si mettevano in viaggio. Oggi, per l'analogia che lega il viaggio alla morte, questo rito viene officiato sia per la morte del singolo che per la festa dei defunti. In nome grande della Santissima Trinità, Santissima Madre di Dio, prestaci l'aiuto. In segno di benedizione si elevano l'olio e l'aceto. Si alza il grano, che secondo la simbologia cristiana rappresenta il corpo umano che sepolto risorge. O Signore, per le preghiere dello stesso, abbi compassione e salva i medesimi. Action estino salitos macarizzi setinti otoc, e macarza che per un momento che mette tutti i monti, in mio tendo, che le vecchie del satene si ingrito al serafì, e di autore ti allora ante cusa, ti non tosti otoc, se megalino me. Die Zot. Wer durch den Krieg, oder? Warte, warte, warte. Ich stoße die Berge hier, ja? Eine Berge, die eigentlich kann, ja, ne? Eterna sia la vostra memoria, degna di beatitudine, o fratelli indimenticabili. Eterna sia la vostra memoria, degna di beatitudine, o fratelli indimenticabili. Eterna sia la vostra memoria, degna di beatitudine, o fratelli indimenticabili. Diev conto, rie paterni mon, Kyrie su Cristo, Pio Simone, lei, Sorimas, Amin. Nei giorni che precedono la festa, le donne, soprattutto quelle più anziane, preparano il pane e bollono il grano che regaleranno ai propri vicini, in memoria dei loro morti. Faccio una bella cosa di grano e glielo do tutti al vicinato, a tutti, glielo porto. Dico, questo è per i morti, lo devono mangiare. E ce lo porto, tutto il vicinato, faccio dei pani piccoli. L'ho fatto avanti e glieli porto, perché questa è un'usanza dei morti, si fa la festa. Ma domani si mangia, insomma, soprestate, mangiano per esempio un vino, quello che gli viene, fanno pranzi proprio per i morti. Dici, questi sono pranzi per i morti.
si mangia bene, insomma, tutto per i morti. Facciamo una bella festa. Ai santi sì, ma ai morti pure. A partire da domani, dal sabato che precede l'ultimo giorno di carnevale, i morti usciranno dalle tombe per visitare ancora una volta il paese. Quei vecchi che ora vivono altrove, magari con i propri figli, in questo periodo tornano nelle case dove sono vissuti, perché è di là che passeranno le anime dei loro defunti, che non possono restare sole. Per aiutare i morti nel loro viaggio, si preparano con acqua, olio ed uno stoppino quei lumini che serviranno ad indicare la strada. Le donne fanno sì che quella luce non si spenga, neanche di notte, che rimanga accesa per tutta una settimana. Fortunato ciò qui, ma oh, gli angeli di gioia ime, oh, vai te che trovi te che scritte guerre gioia ime. Nel giorno dedicato ai morti c'è ancora qualche donna che canta le vaitim, i canti funebri che accompagnano la morte ed impediscono gli eccessi del dolore. Oh, shock zamraime, oh, shock shock qui, ma oh, quegli leve tutto un pigli sciocco ima, o si come bagno gioia ima. Oh, ci chiava sfortunato te deo sciocco ima, oh, se come avete strascinando sempre tu e chiere o sciocco ima. La lamentatrice canta la vita e rinnova il cordoglio. La sua nenia racconta fatti, cose, azioni della vita di chi è morto. È un canto isolato, diverso da quello che veniva recitato da più donne che si stringevano attorno al corpo del defunto. Oh, io metti con dorazione per mua, oh, e mosse una garrona, non esiste ciò qui, ma a San Demetrio questo tipo di lamentazione è ormai raro, quasi non esiste più. L'antica chiesa di Sant'Adriano era lì prima dello stesso paese, prima di tutte le cose che si sono succedute nella storia di San Demetrio Corone. È il centro attorno al quale si sono raccolti i primi profughi, fuggiti dall'Albania alle razzie turche del XV secolo. Questa chiesa, edificata intorno al 1000, ha visto la fondazione della città nel 1471. Ha conosciuto studiosi ed intellettuali che hanno offerto al paese il primato culturale su gran parte della Calabria. Ricorda i martiri del 48, gli studenti dell'attiguo collegio, morti per le loro idee liberali.
Per festeggiare i morti, alcuni arrivano dal paese e dalle zone vicine la mattina presto, alla spicciolata. Altri partono dalla chiesa di San Demetrio, posta al centro dell'abitato. Lì si radunano coloro che parteciperanno alla processione diretta al cimitero. La chiesa greco-bizantina ha tenuto in vita con i suoi riti gli eventi pagani. La processione, la messa, la benedizione delle tombe, i canti si sovrappongono ad altri riti, quelli legati al culto della terra, alle feste agrarie. Mettere una pietra sulla base del monumento ai caduti della patria significa salutare i morti, testimonia l'esserci stati, l'aver reso gli omaggi dovuti. È per alcuni il tentativo di creare una barriera in difesa dei morti, per far sì che l'anima non si disperda, si ancori e rimanga per sempre. Le persone che seguono il prete attraversano tutto il cimitero prima di giungere alla piccola chiesa posta in fondo, nella parte più nuova delle costruzioni funebri. Lì ci sarà una breve funzione religiosa. Senza che la processione si ricomponga, il prete benedirà le tombe. Sarà questa l'ultima presenza della religiosità cristiana, prima che altri riti antichissimi prendano il sopravvento. Mangiare sulle tombe. Sembra quasi impossibile scoprire l'origine del rito vissuto dai greci, dai latini e praticato molto prima da altri uomini e da altre civiltà. La cerimonia dei pasti funebri nell'antichità era talmente diffusa che alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che l'ultima cena di Cristo non fosse che un banchetto funebre vero e proprio.
Si beve e si mangia per i morti, per entrare in comunione con i propri defunti. Nessuno può rifiutare quello che gli viene offerto, perché il morto si offenderebbe. Posto. Il cibo viene consumato mentre attorno alle tombe si parla della vita dei defunti. Si beve e si mangia il loro suffragio. Nulla deve essere portato via. Va regalato, distribuito o lasciato sulle tombe. Dietro pure. Si oppone il piacere della vita allo spettacolo della morte. Per questo, come già facevano i greci e i latini, tale festa si svolge a febbraio, durante i giorni del carnevale, nel momento in cui tutto il mondo agricolo attende la rinascita. Un'abitudine antica, che risale almeno al culto romano dei Lari e dei Penati, dimostra la credenza che il defunto partecipi al banchetto. Ai morti, infatti, è offerto il primo o l'ultimo sorso di vino. Perché questa è un'usanza dei morti, si fa la festa dei morti. Poveretti, se è vero, si vanno a ritirare pieni con qualcosa, pane. Noi diciamo una storia albanese che è bella veramente, che dice che se una messa non ce la puoi dire, pure un pezzo di pane che ci mandi. Se non mi mandiamo, non mi rosassa che te doni, non troppo bucci, dergoni, ricitarmi che ti doni, un pezzo di pane che ci mandi, si ricettano loro. E quindi fino a sabato che viene noi ancora è festa per noi, ancora raccomandiamo i morti, ancora andiamo a preghiera, andiamo in chiesa, per esempio questa è la festa dei morti, fino a sabato che si ritira. Loro dicono tutti i sabato venissimo, ma questo sabato stuni e sciagliano che venimo, gli sacci stunat, ma stuni e sciagliano che venimo, perché non, quelli che non hanno niente non vanno per si ritirare, poverette, i morti, eh? Che è distrutta, ah. Mica la potevo dire batta sopra. Quasi tutti sostano almeno per un attimo davanti all'ossario comune. Battono alla porta, un colpo per ogni familiare che quel giorno non è potuto andare al cimitero. Un altro segno di saluto e di omaggio, di scuse per chi non è potuto esserci. La gente continua ad arrivare fino a tardi. Chi è andato via ha lasciato i doni graditi alle anime che dopo il lungo vagare, il sabato successivo, sono costrette a rientrare nel loro mondo. Si crede che questi doni possano renderli felici, accompagnandoli nell'aldilà. Thank you.
il pane, il grano e il vino, quelle sono le cose dei morti, ma il grano è più buono di tutto. I pranzi collettivi si celebrano anche in chiesa. Sul catafalco sono posti il vino, l'olio, il pane, il grano. E se il pane e il vino, nella tradizione cristiana, sono doni divini, il grano è l'elemento principale della cultura contadina per la sua capacità di racchiudere in sé la vita e di riprodurla. I fedeli attendono la distribuzione dei colivi, del grano bollito, legato agli antichi pasti funebri. Adesso noi capiremo a una ora più alto questo che non il pane, si mette un po' di grano, ma il pane è l'ultimo genere di uno dei bicchieri che potete mangiare perché è ottimo olio, un olio di vitrino e ottimo aceto. È il grano che stabilisce un nesso fra vivi e morti, fra ciò che è sottoterra e ciò che vive fuori dalla terra. La sera gli uomini si riuniscono nelle cantine. Celebrano ancora una volta i morti durante la cena con soppressate e vino. Un posto lo lasciano per chi non c'è più, per coloro che ormai sono assenti. Yeah.